Per creare una nuova password SPID in caso di smarrimento, collegati all'indirizzo selfcarespeed.aruba.it. Clicca su Password dimenticata. Nella schermata che si apre, inserisci il nome utente SPID, il codice fiscale o partita IVA relativi alla tua identità digitale. Scegli dove ricevere il codice di verifica, se tramite email o SMS collegati all'anagrafica. Clicca Invia codice. Nella schermata successiva inserisci il codice. Se non lo hai ricevuto, puoi cambiare il metodo di invio. Clicca Prosegui. Il sistema invia un'email contenente una password provvisoria per accedere al self-care e il link da utilizzare per completare l'operazione. Apri il link. Inserisci il tuo nome utente, la password provvisoria che hai appena ricevuto e accedi. A questo punto si accede direttamente alla procedura per generare la nuova password. Digita nuovamente la password provvisoria. Se desideri creare automaticamente una password sicura, puoi utilizzare il pulsante Genera Random. Altrimenti, inseriscila manualmente rispettando i requisiti di complessità. La nuova password è accettata solo se è composta da almeno 8 caratteri, fino a un massimo di 20. Include almeno una lettera maiuscola e una minuscola, un numero e un carattere speciale. Contiene al massimo 2 caratteri identici consecutivi. Non contiene il carattere spazio vuoto, nome, cognome, codice fiscale o una data. Non è già stata utilizzata nelle ultime 5 modifiche password effettuate e negli ultimi 15 mesi. Conferma la nuova password e clicca su Modifica per ultimare l'operazione.